quasi 24 miliardi di chilometri. Questa è la distanza gigantesca che ora si apre tra la navicella spaziale Voyager 1 della NASA e il nostro pianeta natale blu. Nella storia, solo un altro veicolo spaziale senza equipaggio è riuscito a viaggiare così lontano nello spazio, ed è stato il Voyager 2. Inviate nei loro viaggi alla fine degli anni 70, le sonde forniscono ancora regolarmente ai ricercatori terrestri nuove preziose scoperte. Ma com'è possibile che la missione Voyager, lanciata oltre 4 decenni fa, continui ancora oggi? Quale conoscenza ci ha portato la missione delle sonde? E che dire dei misteriosi movimenti del plasma che Voyager 2 ha rilevato nello spazio interstellare qualche anno fa? Oggi daremo uno sguardo più da vicino a una delle più grandi storie di successo dei viaggi spaziali. Vuoi saperne di più sulle entusiasmanti scoperte e sulle missioni uniche delle agenzie spaziali su base regolare? Allora ricordati di iscriverti ad Simply Space e di cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornato d'ora in poi. Il programma Voyager. L'anno è il 1977, quando le sonde Voyager della NASA partono per le gigantesche distese dello spazio. Come è noto, i due veicoli spaziali senza equipaggio sono ancora nello spazio 45 anni dopo il loro lancio, dove sono attualmente in stretto contatto con le zone più remote del Sistema Solare. Uno sguardo agli obiettivi originali della missione di ricerca su larga scala, tuttavia, mostra che nessuno negli anni 70 avrebbe potuto prevedere che il programma Voyager sarebbe diventato la missione spaziale più longeva di tutti i tempi. Quando i due veicoli spaziali hanno lasciato la nostra casa terrena, la nostra conoscenza era ancora piuttosto scarsa. Gli obiettivi deliberatamente ampi della missione includevano quindi lo studio delle atmosfere di Giove e Saturno, un'analisi geologica delle lune, l'esplorazione di diversi campi magnetici e la raccolta di conoscenze sulla composizione e distribuzione di particelle e plasma. E inizialmente tutto è andato secondo i piani. Voyager 1 ha raggiunto i regni di Giove e Saturno e i loro satelliti naturali, dove ha eseguito misurazioni dettagliate e trasmesso innumerevoli immagini verso il nostro pianeta natale. I dati raccolti in quel momento hanno elevato la nostra conoscenza del potente Giove e dell'iconico pianeta con gli anelli a un livello completamente nuovo. Non solo è riuscito a rilevare diverse lune di Saturno precedentemente sconosciute, ma ha anche rivelato che l'anello del pianeta in realtà non è omogeneo, ma un complesso sistema di migliaia di singole orbite. La missione ha anche reso consapevoli gli esperti che Giove, il pianeta più grande del Sistema Solare, ha un proprio sistema di anelli. Ma oltre alle innumerevoli scoperte, le sonde Voyager sono riuscite a scattare delle foto mozzafiato. Sebbene questi non avessero un uso scientifico degno di nota, nel frattempo hanno ancora uno status di culto assoluto. Questi includono il cosiddetto ritratto di famiglia del nostro sistema planetario. Il mosaico fotografico mostra 6 pianeti del Sistema Solare a colori. Anche la foto che divenne nota come Pale Blue Dot fece notizia, e ancora la fotografia che mostra il nostro pianeta natale scattata dalla massima distanza e da una distanza di 6,5 miliardi di chilometri. Ulteriori progressi della missione. Mentre la Voyager 1 continuava il suo viaggio verso lo spazio interstellare dopo aver esplorato Giove e Saturno, il percorso esplorativo della Voyager 2 prevedeva già diverse altre tappe. Quando la sonda raggiunse Urano nel 1985, era già nello spazio da 8 anni. Che all'epoca era il doppio della sua durata originariamente prevista, questo passaggio conteneva anche alcune nuove scoperte. Durante l'esplorazione sono state rilevate altre 10 lune di Urano. Circa 4 anni dopo, il 26 agosto 1989, Voyager 2 superò Nettuno a una distanza di circa 4.800 km. Nel frattempo, più di 9.000 immagini del gigante di ghiaccio luccicante bluastro sono state scattate e trasmesse sulla Terra. Anche gli anelli di orbita intorno al corpo celeste sono stati scoperti per la prima volta dalla Voyager 2. Le misurazioni del campo magnetico, a loro volta, hanno rivelato che questo campo è in realtà molto più debole di quanto gli esperti avevano ipotizzato prima della missione. Mentre 9 satelliti di Nettuno, precedentemente sconosciuti, sono stati aggiunti alle carte stellari, il Tritone, scoperto in precedenza, è diventato il centro dell'interesse scientifico. Mentre in precedenza era stato stimato che il diametro della Luna fosse di circa 4.800 km, Voyager 2 ha dimostrato che in realtà era di circa 2.400. Inoltre, la superficie
del satellite non mostrava quasi nessun cratere, ma presentava piuttosto una faccia increspata. La caratteristica colorazione bianco-marrone del corpo celeste è stata fatta risalire ad attività vulcaniche. I geyser catapultano enormi quantità di azoto liquido nell'aria, dove si congela parzialmente e ricade in superficie sotto forma di neve bianca di azoto. Partenza verso l'ignoto. Dopo il riuscito passaggio di Nettuno, è giunto anche il momento per la Voyager 2 di seguire la sua sonda gemella fino ai confini del Sistema Solare e oltre. L'obiettivo generale di questa missione interstellare prevede l'esplorazione dettagliata delle regioni più esterne del Sistema Solare e dello spazio interstellare circostante. Lo spazio interstellare, nel frattempo, è la regione dello spazio lontana dalle stelle all'interno di una galassia. La materia e le radiazioni e i campi magnetici causati dalla sua dinamica nello spazio interstellare sono chiamati dagli esperti mezzo interstellare. I suoi componenti più importanti sono le polveri e soprattutto i gas in forma ionizzata, atomica e molecolare. Tra il 2002 e il 2003 Voyager 1 si è avvicinato all'involucro dell'elio. Questa è la grande regione esterna dell'eliosfera. L'eliosfera è l'ampia regione intorno al Sole dove sono attivi il vento solare e i suoi campi magnetici. Nell'eliosfera il flusso di particelle del Sole si mescola con la materia interstellare, per cui le particelle del vento solare si muovono con una velocità di flusso ridotta. La sonda Voyager 1 ha raggiunto la regione di confine dell'involucro dell'elio nel dicembre 2004 e i ricercatori se ne sono accorti a causa dell'estremo rallentamento del vento solare e dell'improvviso cambiamento nella direzione del campo magnetico. I dati raccolti dal magnetometro della sonda hanno anche indicato che esiste un forte campo magnetico al di fuori del sistema solare. Nel corso di questa realizzazione si potrebbe anche rispondere alla domanda centrale sul perché la nube interstellare locale non si dissipa. È fortemente magnetizzata e di conseguenza tenuta insieme. Nel 2010 c'erano segnali crescenti che la Voyager 1 si stava avvicinando sempre di più all'eliopausa. Nel 2012 era giunto il momento. La sonda aveva trasmesso che i raggi cosmici anomali diminuivano bruscamente, un chiaro segno che Voyager 1 aveva lasciato l'eliosfera e di conseguenza aveva raggiunto l'eliopausa. A partire dal 27 febbraio 2022, Voyager 1 si trova a circa 25 miliardi di chilometri dalla Terra. Infine, il 5 novembre 2018, anche la Voyager 2 è entrata nello spazio interstellare. La sua distanza dal Sole è attualmente di 20 miliardi di chilometri. Attualmente i ricercatori presumono che il contatto radio con i due veicoli spaziali si interromperà intorno all'anno 2036. Tuttavia, questo non segna ancora la fine del viaggio del veicolo spaziale. Salvo imprevisti, Voyager 1 supererà la stella Gliese 445 tra circa 40.000 anni. In un futuro ancora più lontano, 225 milioni di anni, la sonda avrebbe completato una distanza equivalente a un giro intorno al centro della Via Lattea. Misteriosi movimenti del plasma. Quando la Voyager 1 ha attraversato il confine del nostro sistema solare come prima delle due sonde spaziali, la sua avanzata nello spazio interstellare è stata accompagnata da una delusione scientifica. Il suo strumento per misurare il plasma non era più intatto. Fortunatamente, il carico utile corrispondente dell'identico Voyager 2 era ancora perfettamente funzionante. Tuttavia, un esame dettagliato dei dati raccolti ha presentato agli astronomi un nuovo mistero cosmico. Le analisi suggeriscono che esiste un altro strato sconosciuto tra l'eliosfera del Sole e lo spazio interstellare. Pertanto, questi strati limite appena scoperti suggeriscono che la transizione dal sistema solare allo spazio interstellare non è chiaramente interrotta, ma ha piuttosto una struttura a gradini. Al di fuori di questa zona appena tracciata, i ricercatori hanno a loro volta catturato un altro strato molto più spesso, in cui il plasma interstellare scorre nell'eliopausa. Come risultato di questi movimenti inaspettati, la densità del plasma lì aumenta di 20 volte, in un'area che si estende per miliardi di chilometri. Tutte queste circostanze indicano che esiste qualcosa nella regione corrispondente che comprime letteralmente il plasma. Il problema è che gli scienziati non sanno cosa potrebbe essere. Per scoprire cosa c'è dietro questa entusiasmante scoperta e come sono strutturate le regioni periferiche del Sistema Solare, sono essenziali ulteriori missioni di ricerca.
Ad esempio, gli esperti stanno progettando di inviare in futuro più sonde spaziali nelle zone più esterne del Sistema Solare per esplorarne i confini in modo ancor più rivelatore. Ora è il momento della tua opinione. Cosa ne pensi dell'entusiasmante programma Voyager che ha affascinato esperti e profani per oltre 40 anni? E qual è la tua opinione sulla misteriosa scoperta che Voyager 2 ha fatto nello spazio interstellare? Scrivici i tuoi pensieri, suggerimenti e feedback al video di oggi nei commenti. Sei in vena di altri video emozionanti sul tema dello spazio? Allora dai un'occhiata agli altri contributi del nostro canale, a cui puoi accedere cliccando su una delle immagini nei titoli di coda.